Sempre, vabbè, il giorno che prenderò la stella smetto di cucinare. È arrivato a 26 anni, purtroppo è arrivata troppo presto. Mi ha fregato. Iniziamo la nostra carbonara. Iniziamo tagliando il guanciale pulito da entrambi i lati, quindi togliamo sia la cotica che la parte che viene usata per la stagionatura, quindi la parte dove viene salato e pepato. Come vedete, il guanciale viene tagliato abbastanza grossolano in modo che in cottura rilasci il suo grasso, verrà alla fine croccante all'esterno e molto cremoso all'interno. Mettiamo il nostro guanciale a rosolare e lo lasciamo andare. Partiamo a fuoco alto. Ecco, vedete, quando inizia a fare fumo così, abbassiamo leggermente il fuoco. Come racconto sempre, per esigenza ho iniziato a cucinare. Cucinavo a casa per me, perché i miei non c'erano, mia mamma lavorava, papà anche, e quindi per esigenza, per sopravvivenza, ho iniziato a cucinare. Ho iniziato a leggere dei libri che mia madre aveva a casa, la vecchia enciclopedia della cucina italiana. Era un'idea che già avevo in testa da 3-4 anni ed era quello di poter fare un tipo di ristorazione che fosse più accessibile, come dico io. Molto più informale, ma neanche l'informale, quello che poi viene detto ah, questo è un ristorante informale solo perché i camerieri hanno giacca e cravatta. Però poi quando vai seduto, cioè, c'hai la tovaglia di lino, il bicchiere di cristallo uguale, famosi bistrò, no? Dici vabbè, accessibile, accessibile, alla fine. Poi dopo quando ti metti seduto, sai, dici accessibile insomma, fino a un certo punto, perché 70-80 euro a persona alla fine spendi. La carbonara è soltanto tuorli. Come ripeto, questa non è la ricetta tradizionale, originale, perché nessuno la sa, ovviamente. E questa è la mia interpretazione della carbonara, quindi solo tuorli, un mix di formaggi, proporzione, due parti di pecorino e una parte di grana. Dopo aver aggiunto pecorino e grana andiamo a mettere il pepe nero macinato, mescoliamo. E un altro passaggio fondamentale è questo. Aggiunto il grasso, veniamo, noi per comodità lo appoggiamo sopra il bollitore, ma a casa se volete potete fare con un classico bagnomaria. Prendiamo dell'acqua tiepida ma non salata e l'aggiungiamo al nostro composto, un mezzo mestolino d'acqua, e andiamo a girare nuovamente. Cucina italiana, perché viene dal ricordo di quella enciclopedia che leggevo a casa da mia mamma, che era ricette di cucina italiana, e da là il payoff del nome Luciano. Anche il nome Luciano sì, è il mio nome, ma è un nome che è stato scelto perché Luciano è un nome facile da pronunciare per gli stranieri. Ha un nome poi molto conosciuto all'estero, perché tu quando vai all'estero dici Italia. E allora la prima cosa che ti dicono, Luciano Pavarotti. La seconda mafia, la terza spaghetti. Finita. Quindi, o chiamavo Luciano, o mafia o spaghetti. Pensa a spaghetti cucina italiana, com'era? Pensa a mafia cucina italiana. Mafia cucina italiana, se no. A questo punto, quando la salsa è quasi pronta, il guanciale anche, buttiamo gli spaghetti in acqua leggermente salata. Diciamo, la carbonara che faccio io non ha tanti segreti, ha solo piccole accortezze che poi vanno rispettate quando si procede nel farla. Un altro passaggio è questo: come vedete il restante grasso del guanciale va tolto, quindi scoliamo il guanciale completamente. Lo togliamo dal fuoco
e lo lasciamo riposare. Scoliamo il nostro spaghettone e lo andiamo a finire a bagnomaria. Aggiungiamo del pepe. Arrivati a questo punto, quasi terminata la mantecatura, aggiungiamo il guanciale, mezzo mestolino d'acqua, e la carbonara è pronta. Adesso andiamo ad impiattare. Terminiamo con del pecorino e pepe macinato. E la carbonara è pronta. Dicono sempre, ma il futuro della ristorazione, il futuro è questo. Secondo me il futuro della ristorazione è fatto da noi, dai ragazzi. Ragazzi, persone giovani che investono, quindi mettono soldi, lavorano, ce ne sono tanti, no? Tanti dicono, ah, i giovani fanno più niente. Io qua c'ho solo ragazzi, più vecchio, sono 30 anni, cioè, gente che lavora ce n'è. Secondo me gli vanno date solo i mezzi e le condizioni per poter lavorare. Magari la vita non, tu non puoi mai sapere, tu tanto parti. Poi col tempo magari fa un'evoluzione, no? Pure l'attività cresce insieme a chi la fa, no? Col tempo poi si modifica, si cambia, fino a che poi non arrivi al risultato che tu magari avevi sperato. Secondo me è soltanto quello.